Leggo sul quotidiano romano La Repubblica un pregiato articolo dove si scrive che Giuseppe Conte, cioè il premio Giuseppe Conte e tanti ministri dicono che non si fidano del boy di Fiorenza. Il boy di Fiorenza sarebbe Matteo Renzi. Non si fidano e pensano che il boy di Fiorenza voglia farlo cadere il governo. Altri invece dicono no, noi non ci fidiamo di Matteo Renzi, ma non è che Matteo Renzi lo vuole far cadere il governo, vuole soltanto avere visibilità come ce l'aveva una volta. Fu premier a Palazzo Chigi come oggi è premier Giuseppe Conte. E insomma c'è tutto un dibattito attorno al boy di Fiorenza. E il boy di Fiorenza esce, sta dentro il giglio magico, e il giglio magico fa i sottileggi con una bacchettata. E il boy di Fiorenza è tornato al centro dell'attenzione del popolo italiano, e il governo dice che non si fida del boy di Fiorenza. Chissà come stanno le rose. Certo che il boy di Fiorenza l'ha combinata grossa. E il boy di Fiorenza dice: mi sono stufato del fuoco amico e del fuoco amico del PD, mi faccio un partito tutto mio. E mica gli possiamo dare torto al boy di Fiorenza, perché il boy di Fiorenza non è mica l'ultimo arrivato. Io lo chiamo boy perché è giovane, e il boy di Fiorenza ancora prima di arrivare agli attuali 40-45 anni, parecchio prima, è stato presidente della provincia di Fiorenza, poi è stato sindaco di Fiorenza, poi è stato per 2 volte segretario del PD, poi è stato per 1.000 giornate, è stato premier a Palazzo Chigi, e non è l'ultimo arrivato il boy di Fiorenza, non so se mi spiego, considerata anche la sua giovane età. Beh, morale della favola, nell'articolo sul quotidiano romano La Repubblica, che io poi ve lo metto come link nel riassunto di questo video, Giuseppe Conte è tanto preoccupato, Giuseppe Conte e gli altri del Consiglio dei Ministri, e dicono che non si fidano del boy di Fiorenza, e pensano che o lo accontentiamo il boy di Fiorenza oppure ci fa lo sgambetto, ci fa cascare tutti, e così si torna alle elezioni. E con le nuove elezioni magari il boy di Fiorenza ti fa un partito che è capace di diventare l'ago della bilancia della politica italiana. E come dici, come si suol dire, chi vivrà vedrà, chi vivrà vedrà. Certo che il boy di Fiorenza l'ha combinata grossa, e beh certo, esce dal giglio magico, e il giglio magico fa i sortileggi, capito? Beh, cari amici, io sono sempre Serafino Massoni, sono questo qua, capito? Sono questo qua, e chi vivrà vedrà, cari amici, staremo a vedere, e il giglio magico fa i sortileggi. E poi De Fiorenza sta dentro il giglio magico. Ok. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni. Ok.